grande accoglienza per i sei ex del Modena oggi in maglia granata, una pattuglia capeggiata sicuramente dall'artefice qualche stagione fa del Miracolo Modena, Gianni De Biasi. Prima occasione importante per il Torino, all'ottavo minuto Stellone in becca Fantini dalla sinistra, l'invito nell'area piccola, colpo testa di Muzzi, grande potenza di riflessi di Frezzolini. Ancora il Torino contro la difesa schierata del Modena e allora Longo ci prova dalla distanza, tiro che si spegne di poco. Prima occasione importante per gli ospiti al 25esimo, Colacone si libera di Brevi, trova lo spazio per il tiro ma trova sfortunatamente anche il palo. Il Torino sa riprendere il filo del gioco e della manovra offensiva, traversone di Longo nel centro dell'area, respinge, pivotto di testa, arriva Stellone al volo, nulla da fare per Frezzolini, ritorno con gol dopo un mese di assenza per Roberto Stellone, riacquisto importante per De Biasi. Vola ancora il Torino, Muzzi dalla destra, invito nell'area piccola, incredibilmente Fantini a due passi, spreca mandando sull'esterno della rete. Nel secondo tempo Pioli ritorna sulle sue scelte, ripropone Giampaolo Pergiunti, qui invece prove di dialogo all'undicesimo tra Stellone e Fantini, bella giocata, applausi sicuramente e d'accordo anche Gianni De Biasi. Ci prova però due minuti più tardi il Modena a rispondere, Bucchi la conclusione dalla distanza, altrettanto bravo Taibbi a mettere in calcio d'angolo. Episodio al 22esimo nell'area di rigore del Torino, Giampaolo su pressione di Brevi va a terra senza esitazione, Airoldi estrae il cartellino giallo per simulazione, ma è un episodio che farà discutere, episodio sicuramente da Moviola. Poi Fantini rimette le cose a posto dopo l'errore fatto nel primo tempo, grande esecuzione per il 2-0, settimo centro per l'attaccante granata, stagione record mai così produttivo in carriera. Ancora Modena, siamo al 35esimo, l'invito di Giampaolo per Bucchi, ingenuamente Nicola trattiene il centravanti modenese, rigore, segna Bucchi ma Airoldi dice che bisogna ripetere perché ci sono troppi uomini in area di rigore e allora Bucchi concede anche il bis, undicesimo centro, sempre più leader della classifica marcatori, mancano 10 minuti alla fine, poi il recupero è proprio all'ultimo secondo dei minuti di recupero, arriva questo traversone nel mucchio, ci arriva Campedelli ma c'è Taibbi che salva così il risultato ed il secondo posto e sulle immagini di festa dello stadio delle Alpi con tutto il Torino a festeggiare sotto la curva Maratona, la linea torna a Roma, a Franco Labbro.